Nuovo appuntamento con Pisa TV, siamo entrati di botto nel campionato cadetto, due partite ravvicinate, nel mezzo l'impegno con la Coppa Italia e adesso ci siamo fermati nuovamente per la sosta. Una sosta importante che vedrà calciatori nerazzurri impegnati con le maglie delle rispettive nazionali, una sosta che servirà alla squadra per ricaricare le pile in vista di un nuovo impegno ravvicinato, altre tre partite, ma ci sarà tempo per parlarne, ne parleremo con il nostro ospite della trasmissione, un ospite importante, infatti abbiamo deciso di dedicare interamente la puntata a lui, Davide Moscardelli, benvenuto. Ciao, grazie. Davide Moscardelli ormai è una bandiera del Pisa, due campionati, uno vinto, uno potremmo definirlo vinto perché il risultato ottenuto dal Pisa è stato quasi come una vittoria, è stato un traguardo raggiunto e il Pisa ha sfiorato anche qualcosa di molto bello e adesso per Davide si è aperta una nuova avventura, una nuova esperienza. Ne hai già parlato di questo tuo cambiamento, adesso passati alcuni giorni, entrato sul campo con un'altra maglietta addosso, quali sono le tue emozioni e il tuo modo di vedere questo nuovo ruolo? Ma sì, avevo detto che ci sarebbe avuto un po' più di tempo, no, per abituarsi e soprattutto servivano le partite, perché poi alla fine è quello quando non sai che non puoi scendere in campo a dare una mano, è quello l'ostacolo più grande da superare per chi smette di giocare. E quindi sì, è ancora un po' dura, però è una situazione che mi sta piacendo e quindi spero di poter dare una mano ai ragazzi e anche appunto allo staff, al mister, per quello che posso dare in questa nuova veste. Ecco, una nuova veste a stretto contatto con lo staff tecnico, uno staff tecnico che aveva puntato già su di te come uomo di riferimento di tutto il gruppo. Cosa cambia nella pratica di tutti i giorni con questo nuovo ruolo? Cambia che sto più con lo staff e meno con la squadra, quello è il primo. È la prima cosa, la cena la faccio con la staff, non la faccio più con i giocatori, anche se l'ultima proprio prima che iniziasse il campionato me la sono concessa e me l'hanno concessa anche i ragazzi e li ringrazio per chiudere appunto il cerchio. E, diciamo più quello, però diciamo, sono anche un po' il collante più vicino tra staff e giocatori, quindi un po' quello, anche se i giocatori devono chiedere qualcosa allo staff passano prima da me e sento io se è la stessa cosa dall'altra parte, quindi appunto questa unione, sono ancora un po' più nel mezzo, diciamo. Ecco, questo tuo rapporto con la squadra è strettissimo, che nasce da una frequentazione continua per 2 anni da compagno di squadra. Hai notato in qualcuno, perché il gruppo più o meno è sempre lo stesso, hai notato in qualcuno un atteggiamento diverso, in senso positivo? Ecco, ti guardano con un altro occhio oppure sono sempre gli stessi? No, non particolarmente. Per adesso no, alla fine è tutto un gruppo unito della staff, anche non c'è stato tanto distacco anche con il mister, no? Una volta la mano lo sappiamo, quindi siamo tutti abbastanza coesi e quando c'è da dire una cosa non ci sono problemi. Quindi per adesso no, c'è qualche spiritosone che mi chiama mister, però solo lì si ferma la battuta. Ecco, appunto il mister, con lui il rapporto com'è adesso? Ma come lo era prima, io già lo conoscevo da prima, non è che si apre molto con le persone, diciamo, e quindi pensa più al lavoro, al campo e quello che devi fare, quindi sono più discorsi su quello che conta che appunto il campo, quindi non è cambiato tantissimo. Senti, è passato pochissimo tempo dal momento in cui hai deciso di dire stop con il calcio. Ma Davide Moscardelli nella sua testa ha già riavvolto il nastro, ripensando a qualche momento, a qualche episodio positivo, negativo che sia stato? Beh, come no? È praticamente quasi tutte le sere prima di andare a dormire, o quando si avvicina una partita, o dopo una partita, sicuramente sì, quello ci vorrà ancora più tempo. Poi appunto con
questa esplosione sui social, anche dopo questa addio, hanno fatto rivedere molte azioni, molti gol, quindi mi sono rivisto in quell'ambiente lì. È stato difficile, però alla fine, prima o poi, arriva il momento di dire basta, anche se sicuramente mi mancherà, però appunto ho avuto questa opportunità, quindi posso solo ringraziare il Pisa di avermi dato questa opportunità e adesso devo pensare più a questo. Ecco, dal punto di vista come sportivo, come calciatore, quando è stato che il momento in cui hai capito che era arrivata la fatidica ora di fare il salto? C'è qualche segnale che ti ha dato il tuo fisico, la testa, la voglia di andare al campo? Ma oddio, premesso che se sapevo che c'erano 5 cambi anche quest'anno, forse ci avrei pensato un po' di più, a parte gli scherzi. No, beh, sicuramente l'anno scorso il fatto di aver iniziato a giocare un po' meno e vedere anche dalla parte appunto dello staff chiedermi anche qualche consiglio, qualcosa, appunto proprio perché dopo il lockdown, poco prima di iniziare, ho avuto quel problema alla spalla che mi ha fatto rifermare e da lì. Diciamo che quella è stata una sfortuna grande perché alla fine non riesci più a riprendere il ritmo partito, ha fatto qualche spezzone ma senza incidere troppo, quindi è stato anche più quello. E quindi sì, ma ci sta il momento che quando vai al campo o io che ho la famiglia lontano, ogni volta tornare per un giorno e mezzo, poi ritornare perché devi allenare, lì per lì mi pesava anche, sai, gli allenamenti quelli più duri e tutto, però poi quando si avvicinava la partita Si riaccendeva la molla. si riaccendeva, sì, e quindi è un passaggio che tutti fanno, ma a parte quei momenti ci possono essere perché non puoi stare tutto l'anno al 100% voglioso e concentrato, soprattutto sugli allenamenti, che poi sai che però è tanto importante quanto la partita e quindi in qualche modo lo devi fare, il fisico neanche più di tanto perché appunto, a parte questi ultimi due problemi che sono stati infortuni, però causa traumi, non ho avuto grandi problemi, quindi quello anzi mi ha aiutato ad arrivare appunto fino a 40 anni. Però sì, alla fine è anche cercare l'obiettivo di finire non proprio quando vedi che non ce la fai più a fare brutte figure e poi smetti così, quindi smettere quando non stai al top, ma neanche proprio. Quindi finire con un campionato andato bene, essere tornato a segnare in Serie B dopo tanti anni, quindi pensando a quello, diciamo che il momento poteva essere quello giusto. Se ci deve essere un Sì, un momento momento. giusto. Senti, è difficile individuare una maglia, una squadra che ti identifica di più perché basta leggere le cronache, mettere il tuo nome su internet, dove sei stato, hai lasciato un ricordo fantastico e tutti ancora i tifosi delle varie squadre ti ricordano con affetto. Però possiamo dire con un po' d'egoismo che forse la parentesi Pisa è arrivata troppo tardi. Beh, sì, può darsi come la parentesi Serie A arriva tardi, però alla fine ripensandoci, ognuno più o meno ha sempre quello che si merita. Magari può arrivare un po' prima, un po' dopo, però alla fine l'importante è che sia arrivata e che sia andata bene. Io poi sono sempre uno che cerca di guardare sempre il lato positivo. Sicuramente, anche se sia stata che poi la cosa più importante, l'obiettivo di vincere il campionato, magari avrei voluto fare qualcosa in più, qualche gol più bello in più, qualche emozione in più, proprio per l'emozione che mi hanno dato i tifosi del Pisa quando sono arrivato per fare la presentazione, no? Che avevo detto di sperare di contraccambiare quell'entusiasmo con delle giocate in campo, che vedendo gli anni passati, anche recenti, ad Arezzo avevo fatto bellissimi gol, avrei preferito una bella annata così, però appunto poi magari l'annata così personale non va con il risultato della squadra, quindi è andata benissimo così. E sì, alla fine, chi può dirlo, magari prima non ero pronto io o non era la squadra adatta a me, quindi ci sono tante variabili, con il dopo, con i sei, ma ci può essere tutto o niente. Senti, c'è un particolare che secondo me, almeno a me ha colpito personalmente, come giornalista, prima ancora che come uomo di società, che ha avuto l'onore e la fortuna di vivere con voi la grande avventura dei playoff. E non è un gol, uno dei tanti che hai segnato anche nei playoff.
Il momento in cui a Trieste stavi per entrare in campo per vivere la festa insieme a tutti e te la saresti strameritata, anche quei 2 minuti, 3 minuti, quelli che erano, si fa male Buschiazzo, cambio, cioè Cambio del non cambio, cambio. cambio del cambio, e Davide Moscardelli rimane spettatore. Però Davide Moscardelli, forse quello agli occhi di tanti, è sembrato quasi più bello del gol, soprattutto per come Davide Moscardelli ha vissuto quel momento. Ecco, Beh, cosa sì. pensa? Forse No, se lì fossi stato più sicuramente. giovane avresti reagito diversamente, la maturità ti ha aiutato in quel Ma momento, proprio caratterialmente. veramente sono sempre stato così, alla fine. Sì, lì per lì non è che ci sono rimasto male, mi è dispiaciuto perché sarebbe stata una bella cosa. Poteva essere anche magari quella l'ultima partita, no? Della carriera. Sì, lì per lì c'è stato me, però poi quando arrivi al traguardo finale, tutti a festeggiare, tutta quella gente, non era proprio il momento di non godersi la festa, ecco, più che altro quello. Senti, andiamo al presente. Abbiamo detto del campionato dello scorso anno, ne abbiamo parlato in abbondanza, ci è mancato veramente tanto così per raggiungere un obiettivo straordinario che sarebbe stato quello dei playoff e forse sarebbe stato forse soltanto un altro gradino, perché davanti al Pisa si potevano aprire occasioni importanti. Ma sicuramente sì, e poi per quello che abbiamo fatto col post-lockdown, magari ce lo potevamo anche meritare quel posticino ai playoff, e poi chissà, abbiamo visto con i playoff che abbiamo vinto, è dura poi affrontare il Pisa in quelle partite, non so quante squadre potranno essere contente di trovarsi davanti noi. Sì, quello è l'unico piccolo grande rammarico dell'anno scorso, che però alla fine, guardando tutta la durata dell'anno, è stato un campionato fantastico. Però sai, quando sei lì, la memoria nel calcio è corta, quindi sei arrivato lì a un punto e ti dispiace molto. Senti, invece il campionato di adesso qualcuno l'ha paragonato, lo ha soprannominato una A2. Te da calciatore hai vissuto la Serie B dell'epoca d'oro, quella che tutti ricordano con Juve, Sì. Napoli e Genoa, quella dell'anno dopo col Chievo, il Bologna. Ci vedi degli aspetti che Ma sicuramente combaciano come qualità? è quello più vicino degli ultimi anni, sicuramente, sia per le piazze che ci sono e per le squadre che sono salite e che sono scese, che hanno affrontato anche un gran mercato. Quindi sì, magari non a quel livello, ma è il più vicino degli ultimi anni a quel tipo di livello lì, quindi sarà molto più difficile l'anno scorso, però appunto noi avendo un anno di esperienza in più, magari cercheremo di fare buone cose anche quest'anno. Ecco, il Pisa che ruolo può recitare? Perché è chiaro che il primo obiettivo è quello di raggiungere quanto prima la salvezza o di mettersi al riparo. E poi? E poi si va avanti, si continua, e sicuramente quello è il primo obiettivo, appunto, ho detto, perché le squadre che sono arrivate, sono tutte squadre forti e si sono attrezzate, quindi su quel punto di vista potrebbe essere più difficile dell'anno scorso, e quindi il primo pensiero deve essere quello, e poi appunto cercare di limare quei piccoli errori che abbiamo commesso l'anno scorso per non far sì che non siamo arrivati ai playoff per un punto, e quindi quello ci si penserà magari dopo, però. Senti, queste prime 2 giornate cosa hanno detto sul Pisa e anche sulle avversarie del Pisa? Che sarà un campionato difficile, come quasi sempre in Serie B, a parte l'anno scorso Benevento, che in poche partite, pochi punti, tante squadre. E per noi un po' di rammarico, soprattutto per l'ultima, ma non per colpa nostra, perché alla fine il gol l'avevamo fatto, ed era non buono di Più più. che regolare. È veramente un peccato, potevamo avere qualche punticino in più, però appunto siamo solo all'inizio. Dobbiamo cancellare subito questa situazione. Adesso abbiamo una settimana in più per preparare altre partite, e quindi no, siamo ancora abbastanza sereni, sappiamo che Abbiamo fatto 2 buone prestazioni, soprattutto l'ultima del secondo tempo. Non dobbiamo puntare più a quello, cercare di
di stare bene fisicamente perché possiamo dar fastidio un po' a tutti. Senti, da attaccante e adesso da tecnico, Vido, Marconi, Palombi, Sibilli, poi ci sono anche Masucci. Hai lasciato il reparto in buone mani. Sì, direi di sì. C'è esperienza, c'è gioventù, c'è forza, c'è qualità, c'è un bel mix, quindi a seconda anche dell'avversario poi puoi avere varie scelte che non è poco. E poi, come ci ha abituato il mister, alla fine gioca chi si merita, come abbiamo fatto l'anno dei playoff, che abbiamo iniziato a girare e tutti facevano bene, quindi chi mettevi in campo mettevi e faceva bene, quella è stata la nostra forza, sarà così anche quest'anno perché tutti si devono guadagnare il posto e ci sarà spazio per tutti e tutti possono dare una mano e vedi adesso Vido che sta prendendo più confidenza anche con il gol che magari era l'unica cosa che gli poteva mancare, quindi bene così, come detto il lavoro paga sempre, anche lui conosce già più i compagni, è sempre più facile, anche questi due nuovi innesti che vedo che hanno voglia. Avranno spazio e si dovranno far trovare pronti, quello è l'obiettivo loro. Senti, guardando questi tuoi ex compagni, o quasi compagni, che qualcuno l'hai conosciuto quest'anno da calciatore, con l'occhio del tecnico, c'è qualcosa che avresti voluto rubare per il Moscardelli calciatore, dei vari Vido, Marconi, Masucci, Sibilli? Beh, avvido l'età. Ma non lo so, diciamo io ero un attaccante abbastanza completo e magari era meglio avere più forza su una cosa principale. Beh sì, a Marconi sicuramente il colpo di testa Che non era, anche essendo alto, la mia forza, quindi sicuramente sì, Gaetano la qualità agonistica che mette, sicuramente, che è sempre uno che non non tira mai molla mai. indietro, no, le due gambe, le braccia, la testa soprattutto, e quindi sicuramente quello, quindi diciamo che quelle sono le due per i tre attaccanti adesso che stanno giocando. È qualcosa che agli attaccanti attuali servirebbe del Moscardelli calciatore? No, non credo che ci sia una cosa in particolare. Ma la voglia di arrivare, visto che io sono arrivato tardi, però alla fine ci sono arrivato. Quindi, Categoria dopo categoria. magari loro, soprattutto i più giovani, che hanno la possibilità di non fare la vecchia gavetta. E poi, non lo so, il tiro di collo, che io non vedo gli attaccanti che tirano di collo, non ce la faccio. Ecco, questa la domanda che mi porti a fare è quella di un raffronto. Te hai vissuto proprio il passaggio di diverse generazioni di attaccanti e soprattutto hai vissuto anche il cambiamento per certi versi non proprio in positivo del calcio italiano. C'era molta più qualità nel calcio italiano, soprattutto della Serie A che te hai conosciuto. Cosa vedi di differente, anche a livello di preparazione, a livello di gestione dei vari momenti, e soprattutto cosa ti viene da pensare quando pensi ai calciatori con cui hai giocato o che hai affrontato, che erano campioni di livello mondiale, e vedi adesso caratteristiche diverse? Sì, caratteristiche diverse, ma basta vedere anche la nazionale italiana per rimanere in casa di un po' di anni fa, la qualità che c'erano dei giocatori, quella che c'è adesso, che hanno altre qualità assolutamente, che può fare sicuramente bene con le sue qualità, e però appunto era un altro modo di giocare. Anche il giocatore, quello lì, l'inventiva, il vecchio numero 10, Non non esiste c'è più. più, gli attaccanti adesso sono tutti molto fisici, a parte qualche esclusione. Pensano anche a metterci qualità, però sicuramente quello della qualità è quella che è venuta un po' a me, quello di appunto la Serie A è un po' calata su quel punto di vista, però appunto magari ce n'è altra che con i giocatori di qualità, con l'intensità che c'è adesso, magari avrebbero fatto più fatica, sai, quindi è un discorso Magari un po' troppo ampio. possiamo dire che se Moscardelli avesse adesso 25, 26 anni,
un pensierino alla nazionale quella belga magari. no, potrebbe Anzi, farcela. no, è forte anche quella, perché all'inizio, quando ho iniziato a giocare io a 23 anni, c'era stata l'idea, anche perché il Belgio non aveva Sì, non c'erano veramente molti nessuno, no, attaccanti. non si qualificava neanche agli europei, quindi Esatto. Adesso sarebbe sarebbe dura stato lì. più facile. Adesso sì, mi sa che sì, sarebbe forse più dura che con l'Italia, con gli Senti, attaccanti che hanno, vedi Lukaku. per chiudere questo nostro piacevolissimo incontro, questa nostra chiacchierata, ti chiedo se hai un sogno nel cassetto adesso in questa tua nuova veste e se pensi che questa tua veste attuale, quella che stai cominciando a imparare a conoscere, sarà poi quella definitiva per il post carriera da calciatore. Ma è un po' presto per tutte e due le cose, anche il sogno adesso mio personale non te lo so dire, e anche la veste sì, vediamo anche quello magari, il primo passo dipende dal primo patentino, che non si sa mai, perché io avevo sempre detto, sai, l'allenatore non mi ci vedo, non mi piace, però qualcosina magari... Mi è rimasto dentro da tutti gli allenatori che ho fatto, tutte le partite che ho fatto, quindi il calcio un po' lo, diciamo, lo conosco, e quindi con l'aiuto di un corso mettere dentro altre idee. Quindi diciamo che è ancora un po' presto per entrambe le cose, ci inizierò a pensare sicuramente. Senti, sabato prossimo, dopo la sosta, la Salernitana in trasferta, poi Monza e poi un'altra trasferta a Empoli e poi un'altra trasferta a Vicenza. C'è da viaggiare e ci sarà da sudare. Sì, appunto, ci sarà bisogno di tutti, appunto, quello che dicevamo prima. È un bel filotto di partite, però, che ti può veramente dire dove puoi arrivare. Quindi non pensare troppo a lungo, tutte le partite hai detto, però quindi pensiamo già alla prima, che è difficile, la dopo magari ancora di più. Sono tutte partite difficili, però può essere un buon segnale, possiamo dare un buon segnale al campionato e soprattutto a noi stessi. Il campionato lo vivremo, lo seguiremo insieme passo passo su Pisa TV, su tutti i nostri canali social, sui nostri canali mediatici abituali, sui quali potete seguirci. Un campionato che, come detto, riprenderà dopo una sosta, riprenderà per poi non fermarsi nel vero senso della parola, perché oltre alle partite che abbiamo raccontato con Davide Moscardelli, ci sarà nel mezzo anche l'impegno di Coppa Italia con la Virtus Entella, che potrebbe aprire le porte di una partita importante e affascinante per il Pisa, campionato veramente tutto da vivere. Nel frattempo, come detto, ripetiamo ancora una volta, prima partita della nazionale Under 21 a Pisa, martedì 13 ottobre contro l'Irlanda, prima perché la nazionale Under 21 tornerà a Pisa anche il 17 di novembre per affrontare la Svezia in un'altra gara valida per le qualificazioni europee, quindi determinante per gli azzurrini, nei quali vedremo già a partire dalla partita con l'Irlanda i nostri Marco Varnier e Leonardo Loria, quindi un attestato importantissimo per la nostra società. Continuate a seguirci perché qui troverete anche per quanto riguarda la partita con la nazionale tanti contenuti, tante immagini dietro le quinte che potremo darvi in esclusiva, quindi rimanete con noi, seguiteci e forza Pisa ovviamente. Grazie a Grazie. Davide Moscardelli. Grazie a voi, è stato un piacere.